Sì. Intervengo come consigliere dell'Italia dei Valori e anche come cittadino che si sente profondamente offeso dalle definizioni che ha dato il presidente Podestà a chi non è d'accordo con il nucleare. Io leggo in questo articolo che Podestà dice essere contro il nucleare è roba da marziani. Ora, o la maggioranza degli italiani che hanno votato contro il nucleare una trentina di anni fa sono tutti marziani, o il presidente deve rettificare e chiedere scusa a queste persone. Io credo che non siano marziani quegli italiani che hanno votato quel referendum e che non hanno male inteso il referendum, perché sempre Podestà dice rifiutiamo il nucleare in base a un referendum che è stato pure male interpretato. Mi spiace, gli italiani non sono così sprovveduti. Quando vanno a votare fanno le loro scelte. Piacciano o non piacciano, quelle scelte vanno rispettate, soprattutto quando il voto riguarda un referendum. Uno dei pochi strumenti grazie ai quali i cittadini possono esprimere in modo più o meno diretto la loro opinione. Quindi maggiore rispetto dei cittadini e delle volontà che esprimono mediante il voto. In più, voglio ricordare che il Partito dell'Italia dei Valori, proprio fino a qualche mese fa, ha raccolto le firme e ne ha raccolte in pochi mesi più di 700.000 sempre contro il nucleare. Quindi o c'è una nuova invasione di marziani o forse il presidente Podestà deve rivedere quello che ha detto. Ovviamente rispettiamo la sua differente opinione rispetto alla nostra, ma chiediamo che le opinioni pur differenti non vengano denigrate e vi sia un rispetto reciproco. Ora, io sono abbastanza stupito perché una settimana fa sono intervenuto sempre sul tema del no del nucleare in Lombardia e del no nucleare in Italia. Non ripeterò il discorso che ho fatto la settimana scorsa e non lo posso neanche ripetere perché rispetto alla settimana scorsa in cui i giornali ci dicevano che Formigoni e Podestà avevano detto no al nucleare in Lombardia, gli articoli di oggi ci dicono sì alle centrali nucleari in Lombardia, detto da Podestà e Formigoni. Allora, io capisco che c'è chi dice che la coerenza è la virtù degli stupidi e c'è anche un senso in questa massima, però cambiare completamente posizione politica nel giro di una settimana mi sembra sinceramente eccessivo. Poi mi fermo qui per quanto riguarda il nucleare. Passo ad un altro argomento. A maggio il Consiglio Comunale di Milano aveva votato una delibera che esprimeva la volontà di ridurre gli affitti per il 20%, gli affitti ovviamente delle case di proprietà del comune, così dice il Giorno di Milano. Bene, è notizia di questi giorni che è saltato il tavolo per cercare di dare applicazione concreta, il tavolo tra il Comune di Milano e i sindacati che si occupano di questo delicato problema. Ed è triste vedere questa mancanza di sensibilità da parte del Comune di Milano nei confronti delle persone più bisognose, perché qui stiamo parlando delle fasce sociali più deboli che hanno diritto come tutti ad una casa. Io voglio sperare che vi sia una seria riflessione negli assessori, nella Giunta Comunale di Milano per rivedere la loro posizione e l'offerta che è stata definita indecente da parte dei sindacati. Ultimo argomento, e starò nei tempi, ho più volte sottolineato, mi spiace che non ci sia l'assessore Cassago, che è quello competente, che la rassegna stampa della provincia di Milano è discriminatoria nei confronti quantomeno del gruppo dell'Italia dei Valori. Perché io oggi nella rassegna stampa ho trovato un articolo in cui sì, è citato una mia affermazione. Però l'articolo l'abbiamo trovato perché nei criteri di ricerca c'è Provincia di Milano e Marina Lazzati.
ma non Gandolfi Luca che ha rilasciato le dichiarazioni, anche lui ovviamente. Quindi è evidente che nei criteri di ricerca c'è una discriminazione e vengono esclusi da questi criteri i consiglieri dell'Italia dei Valori e probabilmente anche qualche altro consigliere dell'opposizione. Quindi io chiedo una maggiore attenzione su questo aspetto perché credo che la rassegna stampa sia un diritto di tutti i gruppi politici e non solo di quelli della maggioranza. Grazie.